Intorno alle 10.30 in Campidoglio è arrivato il feretro di Sandra Milo. La camera ardente è allestita fino alle 19.30 di questa sera presso la sala della Protomoteca. Poi domani la celebrazione del rito funebre alle 12 a Piazza del Popolo alla Chiesa degli Artisti. Devo dire la verità, in questo momento, mentre abbiamo appena accolto il feretro, non ci sono tantissime persone a ricordare questa donna che ha vissuto per 90 anni, ha attraversato più di un secolo, diciamo, della storia della cultura italiana. Commoventi invece le parole della figlia che si è concessa ai microfoni dei giornalisti. Ha ricordato come sia morta senza avere mai avuto una casa di proprietà, non è mai trascorso un giorno senza che leggesse il suo Corriere della Sera, fino a quando gli occhi glielo hanno concesso. Ha ricordato ancora tutte le battaglie nei confronti della violenza sulle donne, l'amore per gli animali, la battaglia condotta anche perché gli stipendi degli attori fossero equiparati a quelli di tanti altri, soprattutto ovviamente gli attori in difficoltà. E poi un pianto rotto appunto dal ricordo della madre, ma anche un ringraziamento all'azienda che fino adesso ha fatto sì, cioè la RAI, che non si venisse a sapere che Sandra Milo era malata. Dopo il ricordo commosso della figlia, anche quello del figlio Ciro, pochissime parole le sue, poi si è voltato e piangendo ha ringraziato ancora tutti quanti stanno ricordando Sandra Milo. È qui che ha trovato la sua fortuna, il suo successo, ma soprattutto ha trovato l'amore del pubblico. Lei ha sempre condiviso tutto, molti di voi lo hanno documentato, gioie, dolori, ascese, ricadute, successi, gli insuccessi che tutti noi ne abbiamo nella vita. Ha pagato sempre in prima persona per i suoi errori e non si è mai vantata da solo. Il cinema a volte l'ha osannata, a volte l'ha dimenticata, così come pure tanti altri ambiti, diciamo, artistici, ma noi sappiamo che lei ha seminato il suo amore, generosità, se n'è andata da questo mondo senza nemmeno una casa di proprietà, perché ha sempre donato tutto quello che ha guadagnato a chi aveva più bisogno. Perché è una donna che è stata sfollata durante l'ultima guerra, è cresciuta con una madre, una nonna, una sorella, ed è stata capofamiglia di se stessa e del resto della sua famiglia quando aveva 12 anni. Non ha mai smesso, da 12 anni, è stata capofamiglia di se stessa da quando aveva 12 anni. Da quando aveva 12 anni l'altro ieri ha sempre lavorato. Non si è mai fermata, ha cresciuto tre figli in assoluta solitudine. E questo per noi è stato un esempio infinito di dignità, di indipendenza, di testa libera, che mia madre ha sempre combattuto per le battaglie civili, per gli ultimi, per la violenza alle donne negli anni 60, come parlavo, per il diritto al divorzio, all'autodeterminazione delle donne, alla carriera, agli stipendi uguali, perfino per il fine vita si è battuta, perché nessuno soffrisse, perché ognuno potesse avere l'autodeterminazione di andarsene da questo mondo quando e come volesse. Grazie a tutti voi, grazie per quello che avete detto in questi giorni, che so che avete detto delle cose molto carine, grazie a tutti i programmi televisivi e telegiornali. Grazie alla mia RAI, la mia grande, meravigliosa azienda nella quale lavoro da 37 anni e che attraverso i suoi dirigenti, attraverso i colleghi, i montatori, i tecnici, primo di tutti Alberto Matano, vi prego, fatemi ringraziare Alberto Matano, il direttore del mio programma, La Vita in Diretta, che è stato un fratello. Una carezza sul cuore in tutti questi giorni, anche quando lui solo sapeva di come stava mia madre e non ha mai, mai, mai detto una parola a nessuno. Lo sapete, un giornalista quando ha la notizia non vede l'ora di darla. Alberto l'ha tenuta per sé e mi ha rispettato. Alberto, da oggi sei mio fratello. Grazie, grazie a tutta la dirigenza della mia grande infinita azienda. Era dolce, apprensiva, con una passione fuori dal comune, che ha sempre fatto queste cose per noi. Per
ringrazio ancora tutti quanti per l'affetto che le date, lo sentiamo tutti, le sorelle. E niente, ho detto papà non mi ricordo come scrivere, e si sa tutto poco. Lasciami di giro,